ultimo atto della categoria Under 17 Elite, ultima sfida della stagione 2021-2022, ultimo match che decreterà la squadra campione regionale. Lodigiani contro Vigor Perconti, Albino Isabella contro Riccardo Mosciatti. Dallo stadio Giorgio Castelli di Tor Sapienza, il più cordiale benvenuto vi arriva da Valerio D'Epifanio a tutti gli amici di Gazzetta Regionale. E allora, e andiamo a vedere quelle che sono state le scelte dei due tecnici, con la Lodigiani che schiera Perna tra i pali, Collacchi, Russo, Crescenzi, Rocci, Rocchetti, Aquino, Fiore, Silvestri, Romagnoli e Fiore. Risponde invece la Vigor Perconti con Marco Jurgens tra i pali, Federico Jurgens, Duracci, Marsinano, Bersecchi, Bondi, Ardel, Malvestuto, Fanciulli, De Franceschi e Dianetti. A disposizione del tecnico Riccardo Mosciatti, Corriere, Brusciano, Vauperi, Costantini, Bosco, Conte, Di Felice, Tognozzi e Pro. A disposizione invece per la Lodigiani, Lindquist, Cagnoli, Conti, Mauro, Migliucci, Mizzoni, Randazzo, Rufo e Tranquilli. Arbitrerà l'incontro il signor Leonardo Rizzo di Ciampino, primo assistente Alessandro Caun di Ciampino, seconda assistente Eleonora Capece di Ciampino. E allora, foto di rito prima di iniziare questa finalissima tra Lodigiani e Vigor Perconti. Ricordiamoci che la Vigor Perconti ha già vinto sia per quanto riguarda la categoria Under 19 che con l'Under 15. Le due squadre che nel frattempo stanno prendendo posto all'interno del rettangolo di gioco. Batterà il primo pallone del match la Lodigiani. Che attaccherà da sinistra verso destra. E si parte. Lodigiani che lancia subito in profondità a cercare Aquino. Pallone recuperato però da Jurgens, che batte subito velocemente. Ottimo l'anticipo da parte di Fiore. Adesso riparte subito la Vigor Perconti. Attenzione, palla in profondità per Fanciulli. Esce bene però Perna, che blocca la sfera e cerca subito un compagno libero. Lo trova in Russo. Ancora Perna. Pressing su Fiore, che ne esce bene. Crescenzi, profondità per Collacchi, fermato in modo falloso secondo il direttore di gara. E allora, quando scocca il primo minuto di gioco qui al stadio Giorgio Castelli di Tor Sapienza, 0-0 naturalmente tra Lodigiani e Vigor Perconti, finalissima Under 17 Elite. Vigor che adesso cerca di ripartire da dietro. Duracci, corto per Jurgens. Federico Jurgens in profondità a cercare Dianetti. Allarga bene qui per Duracci. Malvestuto, palla per Fanciulli, sbaglia il tocco in profondità e riparte allora la Lodigiani. Lo fa con Simone Fiore, attenzione a cercare Romagnoli, ottima la chiusura in fallo laterale da parte di Federico Berneschi. E dunque rimessa laterale per la Lodigiani in fase d'attacco. Riparte da dietro con Rocchetti. Perna, centrale per Andrea Fiore.
Palla in profondità, il pressing però da parte della Vigor per Conti, che cerca subito Fanciulli, prova a liberarsi in mezzo a tre, adesso in mezzo a quattro, salta di testa Malvestuto, ancora Fanciulli, prova a recuperare il pallone, commette però fallo e dunque calcio di punizione per la formazione di Isabella. Che preferisce ripartire da Rocchetti. Perna. Ancora Rocchetti. Ancora il pressing alto da parte della compagine di Riccardo Mosciatti. Che guadagna una rimessa laterale. Fanciulli. Tocco per Federico Jürgens, prova a portare il pallone in avanti, ancora Jürgens, alza lo sguardo, può crossare, cross che arriva, attenzione! Ardel viene anticipato da Perna e dunque nulla di fatto per la Vigor per Conti quando siamo arrivati al quarto minuto del primo tempo, 0-0 tra Lodigiani e Vigor. Perna tocca corto per Rocchetti. Ancora Collacchi, in profondità, ottimo il movimento qui da parte di Silvestri, l'apertura e l'arbitro che in un primo momento aveva lasciato correre, fischia il calcio di punizione in favore della Lodigiani, che nel corso del campionato è arrivata a pari punti con la Vigor per Conti al primo posto. La sopravanzata solamente per la differenza reti. Punizione per la Lodigiani a centro area. Attenzione, il colpo di testa provato da Bruno Rocchetti, anticipato in calcio d'angolo. E dunque corner per la Lodigiani, palla all'interno dell'area di rigore con Silvestri anticipato all'ultimo momento, si tratterà nuovamente di calcio d'angolo, dunque secondo corner consecutivo per la formazione di Albino Isabella. Andrà la battuta Pablo Aquino. Sono tre i giocatori offensivi lasciati dalla Vigor per Conti, pronta a ripartire in caso di contropiede. Ma nel frattempo Aquino, battuta dal corner, prova a saltare di testa Silvestri che viene anticipato. Lodigiani che guadagna un'altra rimessa in fase d'attacco. Allora sta per scoccare il sesto minuto del primo tempo. 0-0 tra Lodigiani e Vigor per Conti. Romagnoli prova a liberarsi, Romagnoli va al cross, attenzione, il pallone per Silvestri, ci prova dalla lunga distanza Crescenzi, palla che si spegne a fondo campo, potenziale buona occasione per la Lodigiani. E Vigor per Conti che adesso riparte da dietro con De Franceschi. Jürgens a cercare Fanciulli, palla in profondità, ottimo l'anticipo di Rocchetti, cerca di fare attenzione al pressing di Dianetti, ne esce molto bene qui la Lodigiani, palla al piede con Collacchi, su di lui il pressing, molto bravo Collacchi a superare due giocatori, un terzo con l'arbitro che lascia correre e recupera Ardel. Ancora Lodigiani in avanti, attenzione la Veronica da parte di Romagnoli, palla che termina in fallo laterale
E dunque rimessa per la Vigor, che batte velocemente con Duracci. Berneschi alza lo sguardo, corto ancora per Duracci. Ottimo il movimento di Malvestuto, che guadagna un calcio di punizione. Jürgens prova ad accendersi sulla destra, ancora Jürgens, porta bene il pallone, Jürgens non riescono a fermarlo, ancora Jürgens, entra in area di rigore, Jürgens il cross, guadagna un ottimo calcio d'angolo. Splendida la progressione di Federico Jürgens, dotato di grande velocità. E adesso corner in favore della Vigor Perconti. Sul punto di battuta Duracci e Ardel. Il destro di Ardel, attenzione, ci prova Malvestuto dal limite, palla alta sopra la traversa. Questa poteva sicuramente essere sfruttata meglio. Lodigiani che adesso riparte con Collacchi in profondità, ottimo l'anticipo da parte di Duracci, si lotta molto a centrocampo, il fallo commesso da De Franceschi e il calcio di punizione per la Lodigiani. Nono del primo tempo, 0-0 qui al Castelli tra Lodigiani e Vigor Perconti. Ancora Lodigiani in profondità, attenzione, Romagnoli non riesce ad arrivare sul pallone, leggermente troppo lungo di Aquino, palla che si spegne a fondo campo e Vigor Perconti che riparte velocemente da dietro, sempre con De Franceschi. Ottimo qui il movimento da parte di Bondi. Jürgens, palla in profondità, chiude tutto però Crescenzi, prova a ripartire adesso la Lodigiani, lo fa con Romagnoli, tutto regolare secondo il direttore di gara. Perconti che allarga per Duracci, perde il pallone, attenzione perché qui potrebbe arrivare il primo provvedimento del direttore di gara. Ammonito Francesco Duracci, che ha anche calciato via il pallone, deve fare attenzione qui perché l'arbitro lo ha ammonito e redarguito. E dunque primo giocatore a terminare sul taccuino del signor Rizzo di Ciampino. Punizione battuta in area di rigore per la Lodigiani, blocca facilmente Marco Jürgens. Che batte corto. Bondi. De Franceschi. Palla allargata per Ardel, ancora Ardel, prova il numero in mezzo a due, Ardel con grande grinta, calcio di punizione per la Vigor Perconti. Si sta accendendo il match e l'arbitro fa benissimo
a cercare di far mantenere la calma all'interno del rettangolo di gioco. Ardella all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa provato da Fanciulli che termina direttamente a fondo campo. Tredicesimo minuto del primo tempo, finalissima Under 17 Elite Lodigiani Vigor per Conti, ancora bloccate sullo 0-0. Russo viene fermato, recupera però Rocchetti. Il pressing da parte della Vigor, attenzione che recupera il pallone con Ardella. Ardella al limite dell'area, palla all'interno dell'area di rigore con Fanciulli che viene chiuso all'ultimo momento dalla grande chiusura di Valerio Rocci, ma non c'è un attimo di tregua. Riparte adesso la Vigor per Conti con Duracci, palla che termina direttamente in fallo laterale. E dunque rimessa per la Lodigiani. Fanciulli, sbagliato anche in questa occasione il passaggio dietro, un po' impreciso in questo primo quarto d'ora di gioco l'attaccante della Vigor. Collacchi, palla in profondità, ancora il movimento ottimo da parte di Andrea Fiore. Lodigiani ancora al limite, allontana però il pericolo e riparte da Rocchetti. Rimessa laterale Vigor. Ardel, De Franceschi, Duracci, attenzione fallaccio ai danni di Pablo Aquino che rimane a terra. Fallo che era stato commesso da Malvestuto. Arbitro che però ha lasciato correre e non ha preso altri provvedimenti per una partita che sicuramente si sta accendendo molto. Quando siamo arrivati al minuto 16 della prima frazione di gioco, ancora 0-0 tra Lodigiani e Vigor per Conti. Si riprenderà con un calcio di punizione in favore della formazione di Mosciatti. Berneschi a cercare Duracci, sbaglia però la misura del passaggio il terzino sinistro della Vigor per Conti e può recuperare la Lodigiani e ripartire subito con Russo. Ottimo qui il recupero però da parte di Fanciulli. Ardel, il movimento di Malvestuto in area di rigore, Malvestuto ancora prova a liberarsi con il destro, blocca facilmente Perna. Pallone che si era alzato molto anche a causa del vento e Lodigiani che adesso può ripartire da dietro.
pressing sempre molto alto della Vigor. Perna, palla in profondità a cercare Romagnoli, fermato fallosamente da De Franceschi. E Lodigiani che riparte adesso sulla sinistra, cross in area di rigore, attenzione il colpo di testa da parte di Lorenzo Romagnoli che termina di un soffio al lato. Lodigiani vicino al vantaggio. Grande rappresentanza di pubblico, va detto, oggi al Castelli. Mentre nel frattempo la Lodigiani si libera molto bene, attenzione, palla in profondità per Silvestri. Troppo lunga però, esce Jürgens e può ripartire da Duracci. De Franceschi. Marsinano per Jürgens, palla in profondità per Fanciulli, l'uscita precisa di Perna che rimette subito in gioco per Russo. Ottimo qui l'anticipo da parte di Marsinano, ma recupera ancora una volta la Lodigiani. Partita molto combattuta. De Franceschi alza lo sguardo, allarga con l'esterno destro per Dianetti che prova a liberarsi, ancora Dianetti, grande numero di Dianetti, il cross a centro area e il pallone che termina in calcio d'angolo, grande numero sulla sinistra di Yuri Dianetti e corner per la formazione di Mosciatti. Quando nel frattempo siamo arrivati al minuto 19 della prima frazione di gioco. Ardel andrà alla battuta con il destro. Parte, attenzione il colpo di testa proprio di Duracci. E riparte la Lodigiani. Pallone allargato per Collacchi. Sbaglia tutto qui Collacchi, prova adesso a ripartire la Vigor per Conti. Il fallo di Collacchi. Sembrava stesse per ammonirlo il direttore di gara, in realtà ha deciso di soprassedere. Punizione per la Vigor. Pallone per Dianetti che prova nuovamente a liberarsi sulla sinistra, lo fa. Lascia correre l'arbitro. E la palla che viene allontanata è messa in fallo laterale. Con le mani Duracci. De Franceschi sul pallone insieme a Fanciulli, prova a ripartire Lodigiani adesso con Silvestri, protegge il pallone, si libera e guadagna una rimessa laterale. Recupera ancora De Franceschi, fermato in modo falloso da Romagnoli. E si riparte da dietro con Jürgens. Berneschi. De Franceschi. Ancora Marsinano. Jürgens. Buona questa trama da parte della Vigor per Conti che poi però perde il pallone. Riparte ancora la Lodigiani. Ardel fermato.
palla in profondità per Romagnoli, che alza lo sguardo, prova ad andare al cross, cross che arriva a centro area, allontana però la vigor per Conti, che non riesce poi a tenere il pallone in campo, palla che termina in fallo laterale. Rimessa che viene battuta da Collacchi. Ottimo il cross, attenzione! Il colpo di testa da parte di Cristian Silvestri, in avvitamento di poco a lato. Perfetto il cross di Romagnoli. Silvestri ha incornato e Lodigiani nuovamente vicino al vantaggio. Jürgens a cercare Fanciulli, anticipato però. Recupera bene adesso la vigor, lo fa con Malvestuto a cercare Duracci, che può andare al cross, fa tutto da solo ancora Duracci, viene fermato e commette anche fallo il terzino sinistro della vigor. Dunque calcio di punizione per la Lodigiani, 24esimo del primo tempo, 0-0 qui alla Castelli tra Lodigiani e Vigor per Conti. Si riparte ancora da Perna, lo stop qui sbagliato da Romagnoli, ne approfitta la Vigor per Conti, recupera ancora la Lodigiani, errori da una parte e dall'altra. Jürgens fermato, partita molto combattuta a centrocampo, attenzione Ardelle, il pallone in profondità per Fanciulli a cui non riesce lo stop, esce Perna e blocca, ripartendo velocemente, non c'è un attimo di tregua. Crescenzi, palla per Silvestri, posizione regolare, Collacchi prova a liberarsi, grande qui il numero da parte di Romagnoli al limite, lascia correre il direttore di gara, allora riparte la vigor per Conti con Fanciulli che prova a tenerla in campo, ancora Fanciulli prova a liberarsi, fermato in fallo laterale. Ottima la chiusura di Rocchetti, partita molto viva, ma ancora nessuna rete al Castelli per Lodigiani e Vigor per Conti. Rimessa che verrà affidata a Duracci, che va al cross, attenzione, il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e viene recuperato da Russo, che prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Fiore, ancora Russo, pressato alto. Crescenzi in profondità per Romagnoli, ottimo qui il movimento di De Franceschi che ruba il pallone al limite, attenzione Ardelle ci prova, destro alto sopra la traversa. Lodigiani che riparte da Perna, corto per Rocchetti, Collacchi, Silvestri, allarga per Simone Fiore che va l'uno contro uno con Jürgens e guadagna, anzi no, non guadagna nulla perché l'arbitro indica direttamente la rimessa da fondo campo, che viene battuta velocemente dalla Vigor per Conti con Duracci. Adesso Berneschi, Marsinano, ancora Berneschi, Malvestuto in profondità per Dianetti che viene però anticipato da Collacchi e si riparte da Rocci.
Russo. Andrea Fiore. Collacchi. Tensione, era ottima l'idea di Collacchi per Romagnoli. Palla che però è arrivata poi direttamente a Jürgens, che adesso riparte da De Franceschi. Marzinano. Jürgens. Vediamo se prova ad accendersi, palla al piede. Costretto a ripartire da dietro. Lodigiani qui recupera un ottimo pallone, attenzione, palla in profondità per Silvestri che cerca di lanciarsi sulla sfera, che viene poi recuperata da Jürgens. Ora siamo arrivati al 28esimo del primo tempo. Fanciulli, Dianetti, ancora Fanciulli. Lontana Rocci, calcio di punizione. Fallo di Ardelle che continua a lamentarsi con il direttore di gara, il signor Rizzo di Ciampino. Fiore allarga per Russo. Ancora Fiore in profondità per Silvestri. Il movimento, cade a terra ma l'arbitro lascia correre. Jürgens. Dianetti. De Franceschi. Non trova nessun compagno libero e rischia parecchio e perde il pallone. Attenzione, contropiede della Lodigiani. Pallone per Silvestri in area di rigore. Silvestri, Silvestri! Palla sull'esterno della rete, ha rischiato tantissimo qui la Vigor per Conti sull'errore di De Franceschi, ma la palla è terminata direttamente a fondo campo. Vigor che adesso riparte con Berneschi. Malvessuto. Ancora per De Franceschi. Marzinano. Jürgens. Mezz'ora sul cronometro, 0-0 tra Lodigiani e Vigor per Conti. Partita molto aperta. Lancio in profondità adesso a cercare lo scatto da parte di Fanciulli, che prova ad andare sul pallone. Con l'arbitro che interrompe momentaneamente il gioco per un rapido cooling break. Fa molto caldo qui al Giorgio Castelli e dunque le due squadre potranno bere prima di riprendere in questa prima frazione di gioco. E dunque si riprende con la Lodigiani in possesso di palla. Il rilancio di perna. Attenzione a Romagnoli. Caparbio qui. Attenzione Romagnoli con il destro. Lodigiani pericolosa con il sinistro di Simone Fiore. Si salva all'ultimo la Vigor per Conti. Fiore ha avuto sul sinistro la rete del vantaggio. Grande salvataggio di Berneschi, che ha messo in calcio d'angolo. Era stato bravissimo Aquino a recuperare il pallone. Ma attenzione ancora Romagnoli con il destro e mette in calcio d'angolo Jürgens. Lodigiani indemoniata in questa parte finale del primo tempo, dove ha sfiorato
il vantaggio in due occasioni, ma davvero clamorosa quella capitata a Simone Fiore con il salvataggio di Federico Berneschi, che ha detto di no al numero 11 della Lodigiani, che adesso soffrisce di un corner. Palla per Silvestri e rimessa laterale in fase d'attacco ancora una volta per la compagine di Isabella, che sta spingendo veramente forte sull'acceleratore in questi ultimi minuti di gioco. Attenzione, la palla all'interno dell'area di rigore, allontana ancora una volta Berneschi. Ardelle che prova a recuperare, rimessa laterale per la Lodigiani. Collacchi, ottima questa manovra con Aquino, palla in profondità, cade a terra qui si... Romagnoli lascia correre il direttore di gara. Grandi polemiche da parte del numero 10 della Lodigiani e Vigor che è sicuramente in grande difficoltà. Prova adesso a ripartire con Dianetti, la chiusura di Collacchi, ancora Dianetti, guadagna una rimessa laterale, va Duracci con le mani, Fanciulli fermato in modo regolare secondo il direttore di gara, malvestuto. Ardelle perde il pallone, recuperato molto bene da Fiore. Rocci in profondità per Silvestri, colpo di testa per Romagnoli, attenzione Romagnoli, Romagnoli a campo aperto, Romagnoli! Il vantaggio della Lodigiani arriva proprio con Lorenzo Romagnoli. Lodigiani 1, Vigor per Conti 0, la sblocca Lorenzo Romagnoli. Sessantesimo del primo tempo, dunque Lodigiani in vantaggio. È stato bravissimo Romagnoli ad incunearsi all'interno dell'area di rigore e poi ha freddato Jurgens, che non ha potuto nulla, portando in vantaggio la formazione di Albino Isabella, ma è ancora lunghissima e naturalmente siamo ancora nel primo tempo. E Vigor Percotti che adesso dovrà reagire. Prova a farlo con Ardelle, subito. Malvestuto, allarga per Duracci. Dianetti prova a liberarsi sulla sinistra, ancora Dianetti, il cross all'interno dell'area di rigore. Blocca Perna. Collacchi, palla in profondità a cercare Aquino, malvestuto, fallo commesso da malvestuto, calcio di punizione, continua a lamentarsi Ardel. Quando siamo arrivati al 38esimo del primo tempo, la Lodigiani è passata in vantaggio con la rete di Lorenzo Romagnoli. Ancora Lodigiani in avanti, attenzione con Aquino, il cross a centroarea per Silvestri, esce Jurgens, ma l'arbitro aveva fermato il gioco per un calcio di punizione, fallo commesso da Silvestri.
E Vigor che riparte da Jurgens. Ottimo qui il movimento da parte di Russo che fa tutto da solo. Russo è in mezzo a tre. Lascia correre il direttore di gara e poi fischio a fallo in attacco. E Vigor che ricomincia da De Franceschi. Marzinano. Berneschi. Ottimo qui il tacco di Collacchi. Su di lui Ardel. Guadagna una rimessa laterale. Dianetti. Fermato in modo falloso, calcio di punizione per la Vigor per Conti. De Franceschi allarga per Jurgens. Prova a spingersi in avanti, costretto poi a ricominciare da Bondi. Berneschi, Marzinano, palla in profondità per Dianetti, ancora Jurgens, recupera il pallone, ma è bravo Russo che guadagna una rimessa laterale. Minuto 41 nel primo tempo. Lodigiani 1, Vigor per Conti 0. Russo, fermato qui da De Franceschi, Ardel. Fanciulli. Allarga su Duracci. Ancora Duracci. Dianetti all'interno dell'area di rigore. Commette fallo. E dunque calcio di punizione per la Lodigiani. Russo. Ancora Russo, porta il pallone. 1-2 con Romagnoli. Fermato in modo falloso qui il Russo dall'intervento di Marzinano. Dunque calcio di punizione per la Lodigiani. All'interno della rigore a cercare Silvestri, che non arriva sul pallone di un soffio, blocca e riparte velocemente Jurgens. Bravo ancora Collacchi. Crescenzi, ancora per Collacchi. Colpo di testa qui di Romagnoli, attenzione Lodigiani pericolosa in avanti con Aquino che guadagna un calcio d'angolo. È legittima in questi minuti sicuramente il vantaggio la formazione di Isabella, che sta senza alcun dubbio meritando. Aquino con il destro a cercare Silvestri che recupera il pallone, prova il numero, Silvestri in mezzo a due, rimessa laterale per la Vigor. Jurgens con le mani, Ardel, ancora Jurgens, De Franceschi. Jurgens riparte
all'estremo difensore che tocca per Berneschi. Marzinano, ancora Berneschi. Lancio per Dianetti. Collacchi. Silvestri. Cade a terra, ma lascia correre il direttore di gara. Ancora Jürgens. De Franceschi. Palla lunga per Dianetti, attenzione, cade a terra. Malvestuto. Lascia nuovamente correre il direttore di gara. 3 segnalati, 2 minuti di recupero in questa prima frazione di gioco. Qui Romagnoli lancia a lungo, ma tutto fermo con l'arbitro che ha segnato un calcio di punizione alla Vigor per Conti in queste ultime battute del primo tempo. Malvestuto, palla per Dianetti che prova a liberarsi in mezzo a due, guadagna una rimessa laterale. Ancora Ardel con il destro, palla tutto regolare con Jürgens. Dianetti prova a liberarsi sulla sinistra, ancora Dianetti, va l'uno contro uno, Dianetti all'interno dell'area, Dianetti fa tutto da solo, Dianetti, palla in calcio d'angolo, grandissima azione personale di Yuri Dianetti che poi ha provato anche a calciare. Calcio d'angolo per la Vigor per Conti. Grande nervosismo in questi ultimi istanti del primo tempo. Dovrebbe concludersi con questa ultima occasione, la prima frazione di gioco qui a Castelli. Parte Ardel con il destro e l'arbitro dice che può bastare così. Termina 1-0 per la Lodigiani. Il primo tempo della finale Under 17 Elite. Qui al Giorgio Castelli, dove domani sera inizierà il quinto Memorial Giorgio Castelli, torneo Under 16, con la gara inaugurale Tor di Quinto Savio. Per iniziare il secondo tempo qui alla Castelli tra Lodigiani e Vigor per Conti in questa finale Under 17 Elite, con la Vigor per Conti che è pronta ad effettuare subito 2 cambi. Stanno entrando con la maglia numero 14 Mario Vauperi e con la maglia numero 20 Alessandro Pro. Sono usciti Federico Berneschi e Luca Bondi, quindi doppia scelta per Riccardo Mosciatti che cerca subito di cambiare qualcosa. In un primo tempo dove sicuramente si è fatta preferire la Lodigiani, passata poi in vantaggio con Lorenzo Romagnoli. E allora partito anche il secondo tempo,
con la vigor Percotti che si porta subito in avanti con Vaperi, fa tutto da solo, attenzione Vaperi in area di rigore, può andare al cross e guadagna un calcio d'angolo, entrato subito benissimo in campo il neo entrato Vaperi. E Vigora che adesso batterà un corner dalla destra con Duracci. Saliti i saltatori all'interno dell'area di rigore, andrà Duracci con il sinistro, attenzione si tratta di uno schema, ci prova poi con il destro Edoardo De Franceschi, lo schema era riuscito alla perfezione, meno però il tiro terminato alto sopra la traversa. Attenzione qui alla Vigor, subito pericolosa con Pro che prova a liberarsi al limite, viene fermato e riparte Lalo Di Gianni, ma fa tutto bene De Franceschi, al limite De Franceschi ci prova, c'era Fanciulli tutto solo. Blocca Perna. Allontana Lalo Di Gianni, ma recupera ancora la Vigor. Fase abbastanza confusa del match. Silvestri allarga su Fiore, tiene il pallone in campo, ancora Fiore fermato da Ardel. Rimessa laterale in fase d'attacco per Lalo Di Gianni. Cade a terra qui Silvestri, ne esce bene rischiando molto Malvestuto che viene fermato in modo regolare secondo il direttore di gara. Terzo minuto del secondo tempo, il parziale è sempre lo stesso, Lodigiani 1, Vigor Perconti 0, la rete fin qui decisiva di Lorenzo Romagnoli al 36esimo del primo tempo. Vigor Perconti che adesso riparte da Vaperi, palla in profondità per Fanciulli. Il tacco provato da Fanciulli, Ardella, ancora Fanciulli, può andare al cross all'interno dell'area, Fanciulli, il cross che arriva per Malvestuto, Ardel ancora al limite, palla in area, Romagnoli, ottimo qui ancora Vaperi, palla per Fanciulli, entrato veramente bene terzino destro della formazione di Mosciatti. Adesso rimessa laterale. Per la Lodigiani. Vaperi ancora di testa. Ardel prova a liberarsi sulla fascia. Perde il contrasto. E allora rimessa laterale per la Lodigiani.
Attenzione a Fanciulli in area di rigore, ancora Fanciulli, può andare al cross, cross che arriva, calcio d'angolo con Rocci che tocca il pallone ed evita guai peggiori. Partita sicuramente meglio in questa ripresa la Vigor per Conti, che è la disperata ricerca del pareggio. Duracci ed Ardel, palla all'interno dell'area di rigore, allontana la Lodigiani, Malvessuto prova a liberarsi sulla sinistra, ancora Malvessuto, cross che arriva, si tratta in realtà di un tiro cross, blocca però facilmente Cristian Perna. Che va al rilancio Collacchi a cercare Silvestri, colpo di testa, Romagnoli va sul pallone, attenzione, palla in aria per Fiore, palla al lato, grande occasione per la Lodigiani. E tutto è nato ancora una volta dai piedi di Lorenzo Romagnoli. Vigor per Conti che adesso riparte da dietro con De Franceschi. Marzinano, De Franceschi, Jürgens porta il pallone, fermato in questa circostanza, calcio di punizione per la Lodigiani. Settimo della ripresa, formazione di Isabella è in vantaggio per 1-0. Vigore che adesso prova a ripartire con Malvestuto. Palla in profondità per Fanciulli, troppo lunga però, e dunque rimessa da fondo campo per la Lodigiani. Rocci, Perna, rischia un po' qui Perna, Romagnoli fermato da De Franceschi, ma ancora Romagnoli, recupera Ardel, De Franceschi, tutto regolare secondo il direttore di gara, Silvestri per Fiore, fermato, va in pressing, allontana Jürgens, il tacco di Dianetti, posizione irregolare però del numero 11 Blaugrana. Silvestri, Pro, Malvestuto tiene il pallone in campo, recupera però qui la Lodigiani, lo fa molto bene con Crescenzi, calcio di punizione per la formazione di Isabella che ancora non ha effettuato cambi, anche se diversi giocatori si stanno già scaldando. Crescenzi allontana la Vigor per Conti, Ardel cerca di liberarsi, guadagna una rimessa laterale,
Operi con le mani, recupera Romagnoli, prova a liberarsi ancora Romagnoli. Jurgens allarga per Duracci. Crescenzi in mezzo a tre, molto bene, lancia per Silvestri, palla che però termina in fallo laterale. Lancio per Fiore da parte di Silvestri, la chiusura di Vauperi che non riesce ad evitare il calcio d'angolo per la Lodigiani. Quando siamo arrivati al minuto 11 del secondo tempo, sempre Lodigiani in vantaggio per 1-0. Corner battuto in aria, allontana la Vigor per Conti, che guadagna anche un calcio di punizione del quale si incarica Jurgens, che batte velocemente a cercare subito Duracci, che si porta in avanti, alza lo sguardo a cercare un compagno libero che in realtà non c'è, e Lodigiani che riparte. Ottimo il movimento di Fiore, ottima quell'azione della Lodigiani con Romagnoli che cade a terra, lascia correre però il direttore di gara. Attenzione, il pallone per Dianetti al limite, Pro, ancora Ardelle con il sinistro, prova a calciare malvestuto, Pro può calciare con il destro, Pro di poco al lato, grande il destro del neoentrato Alessandro Pro, che fa correre i brividi all'estremo difensore della Lodigiani. Crampi in casa Lodigiani per Flavio Crescenzi. Vedremo se sarà in grado di continuare o se Isabella effettuerà il primo cambio, cosa che è molto probabile. Sta per entrare Luca Mizzoni. Dovrebbe essere uscito Rocchetti al dodicesimo. Attenzione nel frattempo, Ardel chiama Perna, al grande intervento in calcio d'angolo, una sventola del capitano della Vigor per Conti. Dunque Mizzoni per Rocchetti. Attenzione, ancora calcio d'angolo per la formazione di Mosciatti, che è decisamente cresciuta in questa ripresa. Ardel con il destro allontana la Lodigiani, blocca in due tempi Perna. Ancora Perna che continua a rischiare non poco. Crescenzi
Mizzoni, palla in profondità, posizione irregolare però di Silvestri. Rimessa laterale, Fanciulli, ottimo il numero, allontana però qui ancora una volta la retroguardia della Lodigiani. E dunque rimessa per la Vigor. Duracci con le mani. Pro. Duracci. Corto per De Franceschi. Allarga su Vauperi. Prova a liberarsi in mezzo a due, lo fa bene. Pallona per Ardel con il destro, attenzione, il colpo di testa di Pro che guadagna un calcio d'angolo, ma si sta facendo asfissiante il pressing offensivo della Vigor per Conti alla ricerca del pareggio. Ancora un calcio d'angolo, sempre sulla battuta il capitano. Adesso il corner, allontana ancora la Lodigiani che è in grande difficoltà. Duracci, Ardel, palla all'interno dell'area di rigore, attenzione, Jürgens prova a liberarsi in mezzo a due, cade a terra e l'arbitro lascia correre sull'intervento ai danni di Federico Jürgens. Rimessa laterale per la Lodigiani. Malvestuto. Silvestri in mezzo a tre, lotta come un leone. Lascia correre qui il direttore di gara. De Franceschi. Fanciulli, Silvestri, che sembra non farcela più. Continuano i crampi in casa Lodigiani. Ricordiamoci che siamo alla fase finale del campionato Under 17 Elite. Dunque chiaramente può esserci stanchezza per le due squadre. Nel frattempo arriva un altro cambio in casa Lodigiani. Entra con la maglia numero 15 Matteo Mauro. Dovrebbe essere uscito Flavio Crescenzi. Quando siamo arrivati al minuto 18 della ripresa. Nel frattempo ha ammonito anche Fanciulli. Diciotto sul cronometro. Lodigiani in avanti. Aquino a cercare ancora quello che fin qui il man of the match, Romagnoli, attenzione il cross per Fiore. Ancora Lodigiani pericolosa con Mauro. Recupera però Vauperi a cercare Fanciulli. Lascia scorrere e guadagna un calcio d'angolo. Ci crede la Vigor per Conti. Ventesimo della ripresa. Lodigiani 1, Vigor per Conti 0. Al Giorgio Castelli. Calcio d'angolo per la Vigor. Sempre il capitano
Ardel sul punto di battuta, basso però, allontana la retroguardia della Lodigiani, rimessa laterale affidata a Vauperi a cercare Pro, prova a liberarsi Pro per Fanciulli, spazza via come può la difesa della Lodigiani. Jürgens, Marsinano, De Franceschi, palla in profondità per Dianetti, tiene il pallone in campo, ancora Dianetti, prova a liberarsi, lo fa bene, attenzione, Ardel con il destro e poi ancora il miracolo di Perna sul destro di Malvestuto, vola ancora e dice di no Cristian Perna. E ancora vigore in avanti, attenzione De Franceschi all'interno dell'area, De Franceschi può andare il cross, allontana la retroguardia della Lodigiani, ma è un vero e proprio assedio in questi ultimi minuti, il colpo di testa qui da parte di Mauro e prova ad uscire, ancora a terra un giocatore della Lodigiani con il tecnico che fa segno ai suoi di continuare così, attenzione De Franceschi, grande qui la chiusura della Lodigiani che prova a ripartire adesso con Romagnoli, a crampi che proseguono per buona parte dei giocatori della formazione di Isabella. Fanciulli, Ardel, Malvestuto, ancora la chiusura con la Lodigiani che prova a ripartire, Silvestri, Mizzoni, posizione irregolare di Fanciulli, calcio di punizione per la Lodigiani, sta per essere effettuato un doppio cambio in casa Lodigiani. Sta per entrare il numero 19 Lorenzo Rufo e il numero 13 Francesco Cagnoli. Stanno per uscire Russo e Silvestri. Entrambi vittime di crampi nel corso degli ultimi minuti di una gara molto dispendiosa, di una stagione molto intensa. E Lodigiani che dunque aveva assoluto bisogno di forze fresche, l'ha capito Isabella e ha effettuato subito altri due cambi. Vigor Perconti che invece ha cambiato ad inizio ripresa due pedine e fin qui non ha effettuato altre sostituzioni. Palla adesso in profondità, cercare lo scatto da parte di Fanciulli con Rocci che lascia scorrere la palla a fondo campo. Perde qui probabilmente un po' troppo tempo la Lodigiani che sta rischiando il cartellino giallo ai danni di Perna. Sta continuando a rischiare qui Perna che va al rinvio. Ora siamo arrivati al 25esimo della ripresa, 20 al termine più recupero, palla adesso in profondità, attenzione Fanciulli ci prova in rovesciata, palla alta sopra la traversa. Andrà al rinvio Rocci,
Prova il colpo di testa Aquino, palla che termina in fallo laterale, rimessa per la Vigor. Andrà la battuta Duracci, Pro. Cade a terra, fallo commesso ai danni di Pro. Calcio di punizione per la Vigor per Conti. Ardel a cercare Jürgens, il tocco pericoloso, e prova a ripartire adesso la Lodigiani, lo fa con Romagnoli, lancia in profondità, cade a terra qui Aquino, sembrava esserci stato il fallo ma ha lasciato correre nuovamente il direttore di gara, con Aquino rimasto a terra. Riparte la Vigor, fermata però. Ottimo il numero in mezzo a due da parte di Cagnoli, fermato però anche egli, ed è la Vigor che adesso allarga su Vauperi. Ancora Vauperi, palla in area di rigore, spazza via, corre Cagnoli, attenzione al colpo di testa di Marsinano, permette alla Vigor di ripartire velocemente con Jürgens. Sbagliato il passaggio in profondità, salta Romagnoli, recupera ancora Jürgens. De Franceschi porta palla, De Franceschi prova a liberarsi al limite, De Franceschi, attenzione, Pro con il destro ma ancora perna. Rimette in gioco. Palla, attenzione, allargata per Rufo che si libera sulla sinistra. Rufo, arriva il cross per Cagnoli con il pallone che attraversa tutta l'area di rigore e termina in calcio d'angolo. Ventisettesimo della ripresa, sicuramente le sostituzioni hanno dato linfa nuova alla formazione di Sabella, con Rufo che andrà alla battuta e cerca di guadagnare secondi preziosi, considerando il vantaggio di misura della Lodigiani fin qui al Castelli, 1-0 sulla Vigor per Conti. Va Rufo con il destro, attenzione, il pallone all'interno dell'area di rigore, ci prova Matteo Mauro di testa, palla a lato. Vigor per Conti che riparte velocemente. Jürgens, malvestuto, c'è libero Duracci, malvestuto perde un pallone molto pericoloso e poi guadagna una rimessa laterale. Duracci con le mani, malvestuto, De Franceschi, Pro. Allarga su Duracci, attenzione, ancora Duracci. Dianetti, palla per Fanciulli, prova ad allontanare ancora la Lodigiani che riesce bene con Cagnoli che si lancia di testa praticamente, recupera Jürgens. De Franceschi porta il pallone, ancora De Franceschi, palla al piede, la perde però e riparte ancora la Lodigiani. Fallo ai danni di Aquino e calcio di punizione per la formazione di Albino Isabella. Nel frattempo sta per arrivare il quinto cambio. Esce quello che fin qui è il man of the match, Lorenzo Romagnoli, che non ne ha più. Entra Alessandro Conti.
sta per arrivare un cambio anche in casa Vigo per Conti con Claudio Costantini. Trentesimo della ripresa e nuovo cooling break nella ripresa, nel secondo tempo. Terminato il cooling break, è arrivato anche il terzo cambio in casa Vigor per Conti. Entrato Costantini, è uscito Duracci, fallo qui commesso da Conti. E riparte velocemente la Vigor per Conti con il neo entrato Costantini. Palla per Vauperi. Ardel fermato, fallo laterale per la Vigor. De Franceschi. Jürgens. Costantini, malvestuto, prova a liberarsi sulla sinistra, lo fa bene Fanciulli in area di rigore. Fanciulli prova a liberarsi, ancora De Franceschi. Vauperi, ottimo il movimento in mezzo a due, ancora Vauperi all'interno della rigore. Vauperi prova a liberarsi, non riesce ad andare al cross perché viene fronteggiato, cade a terra, non c'è assolutamente nulla e si riprenderà con una rimessa da fondo campo. Ma siamo arrivati al 34esimo minuto della ripresa. Lodigiani 1, Vigor per Conti 0. Rilancio lungo. Collacchi. Andrà con le mani. Colpo di testa di De Franceschi. Ardel. Allarga su Vauperi. Attenzione, qui perde un brutto pallone la Lodigiani. De Franceschi prova ad approfittarne. Attenzione Pro in mezzo a tre. Nuovamente Pro. Guadagna un calcio di punizione. Sta tentando il tutto per tutto la formazione di Riccardo Mosciatti per agguantare il pari. Ci sono Ardel e De Franceschi sul punto di battuta. Potrebbe calciare anche direttamente in porta il capitano della Vigor per Conti. Va con il destro Ardel e il pallone deviato. Calcio d'angolo. Per la Vigor. Andrà la battuta a Dianetti. Palla in area di rigore. De Franceschi al limite. De Franceschi malvestuto, cross in area a cercare Pro. Ancora Dianetti, si libera bene del diretto marcatore Collacchi, che commette fallo e dunque altra punizione pericolosa per la Vigor per Conti, che le sta provando davvero tutte. Bravo,
calcio di punizione che verrà battuto da Iuri Dianetti. Parte Dianetti, attenzione, il pallone sfugge dalle braccia di Perna, ma allontana in modo provvidenziale Mizzoni. Ancora Vigor, fermato qui Ardelle, prova a ripartire il contropiede della Lodigiani, attenzione Cagnoli, su di lui De Franceschi, e arriva il cartellino giallo per De Franceschi. E la punizione in favore della Lodigiani. Trentotto della ripresa. Rufo sul punto di battuta. Parte Rufo, attenzione, Cagnoli all'interno dell'area, Cagnoli prova a liberarsi, il pallone che termina al lato. Sta per arrivare nel frattempo il quarto cambio in casa Vigor. Fuori Malvestuto, dentro Di Felice. E Vigor che riparte da dietro con Jürgens. Marzinano, De Franceschi. Fischiato fallo ai danni di Vauperi. Calcio di punizione per la Vigor Perconti che batte velocemente, ancora Vauperi. In mezzo a due. Ardel. Sulla destra ancora Ardel. Prova a liberarsi Ardel. Viene fermato in modo falloso. Calcio di punizione per la formazione di Mosciatti dall'out di destra. Quarantesimo della ripresa, 5 più recupero al termine del match. Claudio Costantini sembra prendere i passi per calciare direttamente in porta con il sinistro. Vedremo se andrà alla battuta diretta, ma sembra essere proprio così. Parte Costantini che colpisce la barriera. Calcio d'angolo per la Vigor. Parte Ardel con il destro, pallone all'interno dell'area di rigore, attenzione! Matteo Mauro stava quasi per fare autogol. Palla che adesso termina in fallo laterale. Aumenta ancora il nervosismo, oltre che il caldo all'interno del rettangolo di gioco. Palla in area, allontanata dalla retroguardia della Lodigiani, prova a ripartire Cagnoli, viene fermato in modo irregolare ma lascia correre il direttore di gara. Cagnoli in mezzo a due, rimessa laterale per la Vigor. E cartellino giallo qui proprio per Cagnoli.
Igor Perconti che riparte da De Franceschi. Palla in area di rigore, allontanata, prova a ripartire la Lodigiani con Cagnoli. De Franceschi pressato da Rufo, ancora Rufo, rimessa laterale, 42 sul cronometro, più 3 più recupero al termine del match. De Franceschi, Jürgens, fermato in modo falloso di Anetti, continua ad esserci molto nervosismo. Calcio di punizione per Avigor Perconti. Costantini alla battuta. Da Costantini. Attenzione, c'è solo Vauperi, può calciare Vauperi. Perde l'attimo buono, ancora Vauperi, si libera dal rigore Vauperi e non calcia con il pallone che termina a fondo campo. Era stato ottimo il movimento di Vauperi che poi però ha perso l'attimo. Cagnoli, Jürgens, Vauperi, Ardella, ancora 1-2 con Vauperi, prova a liberarsi, Vauperi, il cross al centro, allontana ancora una volta, Valerio Rocci, Jürgens, recupera bene qui Cagnoli che prova a subire fallo, ancora Cagnoli, palla in profondità, attenzione, stava per inserirsi Conti, ancora Jürgens, sta per essere decretato il recupero, mentre nel frattempo il lancio in profondità, Conti, colpo di testa direttamente in fallo laterale. Sono 6 minuti di recupero. Ardel, Fanciulli, fermato ancora una volta, stavolta in modo irregolare. Calcio di punizione per la Vigor Perconti, attenzione Vauperi in area, Vauperi prova a calciare ma allontana ancora una volta la difesa della Lodigiani. Vauperi con le mani a cercare Dianetti, ancora Vauperi, può andare al cross, cross che arriva con il sinistro all'interno dell'area, prova la mezza rovesciata, Jürgens colpisce un avversario e viene anche ammonito dal direttore di gara. ...46 sul cronometro, 5 minuti al termine dell'incontro che decreterà la squadra campione regionale della categoria Under 17 Elite. Rimessa per la Lodigiani, recupera la Vigor con De Franceschi che tocca dietro per Jürgens. Deve allontanare il pallone per
Jurgens che si è portato in avanti nel frattempo, Dianetti prova ad andare sulla sfera, ancora Dianetti, si libera bene, Dianetti in area di rigore, Dianetti ancora un numero, ma il pallone che termina a fondo campo. Ed ecco il cartellino giallo per Perna, che continuava a perdere tempo. Sicuramente determinante Cristian Perna in questo match. De Franceschi, Boperi, rimessa laterale per la Lodigiani, a cercare Cagnoli, fermato De Franceschi, Fanciulli, Pro, Ardel, palla in profondità, De Franceschi, attenzione a Cagnoli che commette fallo. Calcio di punizione per la Vigor per Conti con Pro. Allora siamo arrivati al minuto 48, 3 al termine, palla in area di rigore per Jurgens, attenzione Fanciulli con il sinistro troppo strozzato, palla a lato, andrà al rilancio lungo Perna che continua a guadagnare secondi. Posizione irregolare, calcio di punizione per la Vigor per Conti, crampi anche in casa Vigor. Esce Ardel con i crampi, entra Conte, con Jurgens che chiede di poter andare in area di rigore. De Franceschi all'interno dell'area a cercare Fanciulli, attenzione, Perna ancora una volta, calcio d'angolo. Ancora Perna, sono saliti tutti in area nel frattempo, palla a cercare Jurgens, colpo di testa, va Operi, prova a rimetterla in area di rigore ma il pallone ha varcato la linea e dunque rimessa da fondo campo per la Lodigiani. Il rilancio di Perna. Punizione preziosissima guadagnata qui dalla Lodigiani all'altezza del centrocampo. Aquino sul punto di battuta. Aquino con il destro. Recupera Jurgens. Ancora Jurgens. Salta di testa De Franceschi. Boperi. Palla in profondità. Attenzione Fanciulli. Tocca il pallone con un braccio. Calcio di punizione per la Lodigiani. E probabilmente a breve arriverà
il triplice fischio del signor Leonardo Rizzo di Ciampino. Palla in profondità ed eccolo qui! La Lodigiani è campione regionale Under 17 per la prima volta nella propria storia in questa categoria. La formazione di Albino Isabella batte 1-0 la Vigor Perconti grazie al gol di Lorenzo Romagnoli al 36esimo del primo tempo. E dunque si aggiudica la coppa. Festa grande per la Lodigiani, delusione, lacrime e sconforto per la Vigor Perconti di mister Mosciatti, che comunque ha disputato un'ottima stagione e un'ottima finale, ma la Lodigiani ha sicuramente meritato il successo finale. E alla Castelli è gioia grande per i biancorossi di Albino Isabella, che sono campioni regionali. È tutto pronto per la consegna della coppa. Medaglie adesso per la Lodigiani, la squadra vincitrice della finale regionale Under 17 Elite, squadra campione regionale, quella di Albino Isabella. Ed ecco anche l'ultima medaglia per il capitano della Lodigiani, Valerio Rocci, che è pronto ad alzare al cielo la coppa. La Lodigiani è campione Under 17 e può festeggiare con i propri tifosi questo grande successo, che arriva dopo aver battuto in finale per 1-0 la Vigor Perconti, al termine di una finale ricca di emozioni. E dunque
è tutto dal Giorgio Castelli. Lodigiani batte Vigor Perconti per 1-0. Proseguono naturalmente i festeggiamenti della formazione biancorossa di Albino Isabella. E un ringraziamento va a tutti gli amici di Gazzetta Regionale.